Ciao ragazze, oggi nuovo video tutorial e sì, questo è un trucco bello strong, infatti credo che lo intitolerò, che parolone difficile, l'italiano ha delle parole veramente complicate, e make up tutorial strong per l'autunno, non so, penso che lo chiamerò così, perché oggi qui sembra proprio una giornata autunnale, cioè stamattina era bellissima, faceva un caldo allucinante, fa ancora caldo naturalmente, ma tuona da circa 3 ore e piove. È tutto grigio, di quel colore piatto, sapete, è bruttissimo. Teoria io stasera volevo uscire, ma non so, perché a me questo tempo metto un sonno e capace che come mi sono truccata mi strucco e me ne vado a dormire. Molto plausibile, adesso lo vedremo poi. E niente, quindi mi andate a fare un tutorial un po' più carico usando una palettina di Kiko che a me piace tantissimo, di una collezione limitata, però è veramente una delle palette che sono felice di aver preso delle collezioni limitate, mi sa anche in saldo, questa l'avevo presa se non sbaglio. E niente, quindi io spero che questo tutorial vi piaccia, vi lascio alle foto e al video, vi mando un bacio grande e alla prossima. Ciao ciao! Ho già steso su tutto l'occhio, sia sopra che sotto, la Kiko e i base come al solito. Ora vado a prendere un pennello piccolino a penna, io uso questo qui che è, credo, della Royal Beauty, preso da Acquasapone. E inizio a prendere un primo colore abbastanza chiaro, che è dalla Naked 1 Naked, insomma il classico colore di transizione, questo qui, scusate, questo qui, lo vado a mettere appunto nella piega. Ora vado a prendere questa palettina di Kiko, che era una delle più famose, diciamo, che è la della Color Seduction, la 02 Sensus Burgundy, che era questa qui. Ho già fatto vari tutorial con questi perché era una palettina che a me è piaciuta tantissimo, tutti i colori borgogna, molto bella e secondo me molto autunnale, almeno mi ricorda molto l'autunno. E sempre con lo stesso pennello, questo qui, vado a prendere il colore più scuro, che è una specie di prugna molto scura, e sono tutti shimmer questi colori, ma molto belli, hanno un finish strano, sembra quasi cremoso, e lo vado a mettere allo stesso modo con cui ho messo Naked, però rimanendo un pochino più bassa. Dopo averlo posizionato, vado a prendere il 217 di MAC, il mio solito pennello a sfumatura, e vado a sfumare i due colori. Vado ad aggiungere un altro colore sempre con lo stesso pennellino e andrò a mettere quest'altro, che è quello più prugna, questo qui, e appunto lo vado a mettere al di sotto del prugna più scuro messo ora. E sempre con il 217 vado a sfumare tutti i colori. Ora prendo un pennello più cicciotto, e questo l'ho preso dai cinesi, e vado a dare una sfumata generale alla sagoma. Sotto l'arca da sopraccigliare non lo prendo perché ce l'ho incastrato dietro, comunque metto l'onne opaco della palette differente di Mulac, che insomma se guardate i miei tutorial è sempre lo stesso colore, sempre con lo stesso pennello. Ok, sulla palpebra mobile vado a mettere questo Color Tattoo 24 ore di Maybelline, questo colore che è il 35 On and On Bronze, un bronzo, e lo vado a stendere prima sulla palpebra mobile con un pennello a setole compatte, e questo è il 214 di MAC se non sbaglio. Sopra ci vado a mettere un altro colore della stessa palettina che ho usato prima, e vado a mettere questo bellissimo oro, che è un bellissimo oro ramato, veramente, se lo vado a stendere sopra all'ombretto con lo stesso pennello. Più che altro lo picchietto. Vado a mettere anche un pochino di nero, io uso sempre il mio solito nero opaco, questo della Essence, con lo stesso pennello con cui abbiamo messo i colori nella piega dell'occhio. E lo metto proprio un pochino qui alla fine, per scurire la parte più esterna, e sempre con il 217 lo sfumo. Nella parte inferiore prendo un altro pennello, e questo è, non lo so, un altro pennello a penna, e vado a mettere prima il viola, poi il prugna e un pizzico di nero alla fine, lasciando appunto libero l'angolo interno dove abbiamo messo il dorato. Nella rima interna, matita nera, questa è l'Automatic Eyeliner Long Lasting di Wacom, la 114 Black. Passiamo all'eyeliner, andrò a mettere il mio eyeliner in gel di Maybelline, il gel Lasting Drama Gel Eyeliner, questo è quello nero semplice, lo
ormai lo conoscete tutti, e lo andrò a mettere con questo pennello angolato che mi è arrivato oggi. In teoria c'è scritto MAC, non so se leggete 266, ma mi è arrivato da un sito di cinese, poi in un altro video ve li farò vedere bene. È la prima, l'ho appena lavato, si sono già asciugati, quindi volevo provarlo, e vado a fare la mia solita riga. Ok, ora vado a mettere il mascara. Uso sempre il mio Sportproof di Kiko, che ormai sta per seccarsi, quindi mi conviene finirlo. Ok, questo è il trucco degli occhi finito, possiamo mettere blush rossetto. Rieccoci qui, come blush vado a mettere questo sempre di Kiko, che mi sa che è della stessa linea, forse? Questo è lo 04, il Sumptuous Burgundy, che era questo bellissimo blush metà viola e metà rosato, era stupendo. Cioè, è stupendo. E lo vado a stendere con questo pennellino semplice da blush, questo faceva parte di un set che era... io non mi ricordo, Brush Essential, è vecchissimo, e vado a mischiare le due parti, scuoto bene perché è molto pigmentato e molto scuro, e lo vado ad applicare. Sulle labbra voglio mantenere questo stile un pochino strong, quindi non andrò a mettere un nude, ma andrò a mettere prima su tutte le labbra questa matita di Kiko, che è la 206, vi faccio vedere il colore. E poi sopra andrò ad applicare questo rossetto sempre di Kiko, tutto Kiko oggi, che è il 914, che dicono essere il dupe di Rebel, che io non ho, quindi non so effettivamente se è vero, comunque una specie di prugna. E voilà, questo è il trucco completo, e naturalmente se... vi piace il trucco occhi e volete replicarlo e non vi piace magari il rossetto perché è troppo, potete tranquillamente mettere un nude che sta bene comunque. Io volevo renderlo un pochino aggressive, non so se ci sono riuscita, non so, con questo colore di capelli mi sembra che ci stia anche piuttosto bene, e però penso proprio che cambierò colore perché sì, il rosso lo amo, però voglio cambiare, non so, voglio un colore più normale, e pensavo a un bel nero, però lasciando, che ne so, una parte in finale, non proprio uno chatouche, più altro la parte finale di questo colore, in modo da poterci passare poi questo bel rosso che è veramente bello. Se avete visto il video dove ve lo facevo vedere come lo applicavo, insomma, se vi piace il rosso è un bellissimo bagno di colore che si può fare. Quindi non so, adesso ci penso un attimo, penso che mi lascerò questa parte qui di questo colore sopra un bel nero corvino, che a me per l'inverno il nero piace molto. E niente, quindi io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, io vi mando un bacione e al prossimo video.